Ovvio ragazzacci, andiamo. C'è da farvi vedere una cosa. Ragazzacci del web, un salutone dal Nabaccio e benvenuti in un'ora di. Prima di iniziare il video voglio fare una piccola intro per farvi capire cosa voglio portare. Questo vorrà essere un nuovo format dove io giocherò un'ora di gameplay, infatti tra poco farò partire un cronometro. E su quest'ora di gameplay cercherò di tirare fuori un video da una ventina di minuti. Questo perché? Perché a mio avviso già nella prima ora di gioco si può capire se un gioco è bello oppure va cestinato. Quest'oggi trattiamo Salt and Sanctuary. Salt and Sanctuary è un Souls-like in 2D che da quello che ho capito è un misto fra un Metroidvania e un action RPG. Dalle immagini che ho visto è molto figo, è un gioco che risale al 2016 e che è disponibile per varie piattaforme quale PlayStation, Xbox e anche PC. Detto ciò, bando alle ciance e discorsi, via il timer e partiamo. Al nome mettiamo ovviamente il Nabo DT e scegliamo il personaggio. Allora, lo stile già mi ricorda molto Dark Souls, ovviamente sesso maschio, capelli, boh, direi che quelli di base vanno più che bene senza problemi, colore dei capelli nocciola, porta baffi, niente, va bene lo stesso. Con gli occhi, origine, classe. Ecco, la classe mi interessa. Allora, possiamo usare il cavaliere che ci dà armatura, scudo e spada. Il mago con... vediamo un po'. Spada e pugnale. Da quello che possiamo vedere. Paladino è bello bardato. Il cuoco addirittura, attenzione. Chierico, lo squattrinato e il cacciatore. Allora, io solitamente ho sempre fatto il mago in questo tipo di giochi, sia nei Dark Souls che da altre parti, quindi direi di mantenere fedele alle mie origini, quindi scelgo il mago. Direi di andare iniziare l'avventura. Va bene. Allora, tasti. Così rotola. Questa è la palla di fuoco. La X, ok. Abbastanza scura la faccenda, però va bene. Ehi tu, straniero. Ci siamo imbarcati nella notte. Salve, buona... Aia, maledetto rospo avvelenito subito così di cattiveria. Porca trottola. Allora, qui com'è la banda? Salve, qui bisogna cercare di... Mamma mia, allora, gli schiaffi ve l'avete a tirare fra di voi, cortesemente. Grazie. Non mi dovete rompere l'anima a me, per favore. Allora, Allora, graficamente mi intriga, è abbastanza cattivo, questi fanno un male in verecondo. E io non ho un cazzo per curarmi. Ok, salve, buona... appunto. Come mi curo? Niente, non mi curavo. L'unica soluzione era morire? Può essere, eh? Ok, direi di proseguire. Ok, ci è stato dato il candelabro dei tre, perché a quanto pare ci sono tre divinità, il cavaliere, il giudice e un altro che non ho capito. Salve, buonasera, voi volete morire? Grazie, per favore, molto cortesi. Questo è un drop. Allora, coccio rosso. Dicevo, e a quanto pare dobbiamo raggiungere un santuario, la chiave del santuario, appunto. Ok.
Vediamo un po'. Ok, abbiamo anche un inventario. Allora, lampo di fuoco è la stregoneria che abbiamo attualmente. La spada. Qui c'era un drop. Cos'è sta roba? LB cambia equipaggiamento. Ok. Sì, sono tutti vari segnalini. Ok. Bene. Questo qui, diciamo, ci consente di rivendicare il santuario. Quindi una sorta di punto di spawn. Ah, esatto. Ci consente di salire di livello. Fai un'offerta. Nulla da offrire. Albero dell'abilità. Ovviamente attualmente ho zero abilità. Ok. Albero bello consistente. Livello, ci servono 960 per salire di livello. Ok, possiamo qui. Niente. Proseguiamo. Il banchetto marcescente. Salve, buonasera. Lei deve morire, grazie. Molto cortese. Altro compare di merende. Ottimo. Chi è che mi tira? Qui è chiuso, quindi dobbiamo andare di sopra sicuramente. I comandi sono molto intuitivi, devo dire. Si fa giocare bene. Se non muoio malamente da sti cosi sarebbe più utile, grazie. Molto gentili. Allora, la palla di fuoco non è che facci proprio malissimo, parliamoci chiaro. Questo è grosso. Che caspita è. Porca trota. Direi che l'ignoranza comunque si spreca in questo gioco, Il che ci sta, è molto... Mi piace. Molto creepy. Cosa sono staffari? E in più la zona risulta molto labirintica. Il che bello, anche questo qui si sale. Ah, ecco. Ok. Salve, buonasera, lei vuole morire? Grazie, molto gentile. Eppure compare di merenda alle spalle, grazie. Sto coso qua sopra, vieni giù. No? E io ti picchio così. Qua abbiamo guanti da furfante, stivali da furfante. Vediamo un po' questo equipaggiamento nuovo. Allora, la difesa da colpo, la difesa a veleno, però tutto il resto viene calato. Sì, devo dire che è molto labirintica la cosa. E io qua mi sto già perdendo, tra parentesi. Però il gioco mi intriga. Sì, devo dire che mi piace. Lo sapevo io. Mi puzzava di roba segreta qua. Cos'è sta cosa? Ah, questi sono delle sorta di falò? Può darsi, sai. Questi sono... Salve! Lei è il cavaliere di sta ceppa di minchia che mi farà un male in verecondo, lo so. Mi scusi. Ha finito di rompere le scatole? Grazie. Molto cortese. Mi faccia bere. Si becchi una bella palla di fuoco. Aia. Se ne pigli un'altra. Pure questa. Madonna schiaffi che tira. Arrivederci. Io vado avanti a palle di fuoco, visto che ne ho la possibilità, Una volta capito il
stavo per dire partner che fa, è abbastanza semplice la cosa. È solo che fa veramente male sta a fare. Aia, 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 aia. No, fai pure che ti pare, cioè i miei problemi. Se morto, è morto. Se non muoio io prima. Se non muoio io prima. E gli manca un tiro di sputo, no? Per favore. Madonna delle dose. Che prima c'è stato un problema tecnico, perché praticamente avevo finito il mana. E di conseguenza... Allora, vuoi morire, per favore? Ma porca trottola. Eh? Grazie. Molto gentile. Ok, sembra che abbia aperto uno shortcut. E abbia preso un rammendo. Ok, molto bene, molto bene. Apri la porta. La chiave della fortezza, che era quella che ci ha droppato il boss. Allora, lei è grosso e cattivo? No. È abbastanza inutile. A meno che ci si può parlare. Salve. Hai una missione? Boh, sì, non lo so, credo di sì. Salvare la principessa. Non ho capito bene l'utilità di quel personaggio. Io sto droppando un sacco di roba a caso, però mi va più che bene. Accetta pantaloni di cotone? Molto bene, un paio di livellini l'abbiamo fatti. Ora che abbiamo fatto un paio di livelli, possiamo pensare di potenziarci un pochettino. Interessante, interessante veramente. Allora, praticamente offrendo questi totem abbiamo sbloccato tutta sta robettina qua. Allora, questo qui cos'è? È per viaggiare. Ok. Come negozio ci vende il corno del richiamo. Questo ci vende i miracoli. Allora, miracoli non li possiamo ovviamente utilizzare perché noi siamo un mago. Questo qua invece cos'è? Allora, questo ci vende oggetti vari. Allora, lo scudo triangolare potenzialmente sembra meglio, però preferisco questo perché ha difesa a colpo al 100%. Ok, quindi posso passare da spada e bacchetta a spada e scudo. Bene. Soffro! Che male! Ma perché i cani devono rompere le scatole in tutti quanti i giochi? E ci va a morire allegramente e di sana pianta. Bene. Allora, direi che quella zona è abbastanza impegnativa per ora, quindi... Salve. Direi di proseguire per altre zone. Salve. Nuovo signore. Questa cosa qua cos'è? Allora, presta giuramento. Allora, sali di livello, albero dell'abilità. Lei è... Allora, prestare giuramento alla luce di Devora. Abbandonerai tre e diventerai un'apostata. Non so cosa vuol dire. Sono batti, però mi fa comunque fare tutto il resto? Sembrerebbe di sì. Ma sai che? Ma chi se ne fotte? Allora, fai l'offerta, diamoli a questo al santuario. Il mercenario. Salve, signor mercenario, lei cosa offre?
cerca di compagnia a solda. Ok. Praticamente ci permette di giocare in coop. Bella sta cosa, interessante. E allora, questa era una cosa figa. È una sorta di Perry, chiamiamolo così. Salta su qui. Cosa c'è qua sopra? Va bene, grazie. Molto probabilmente c'è anche la possibilità di lasciare messaggi ad altri giocatori, a quanto pare. E la... Dicevo, c'è anche la... ciccio pasticcio. Quanti siete? Dove andate? Che portate? Pigliati una palla di fuoco nel viso. Pigliatene un'altra. Pure te. Per favore, potete non uccidermi. Grazie. L'avevo tritati tutti, sti ossi. No, forse no, probabilmente. A sto punto mi viene da dire, però... Quanti ce n'era allora? Allora... Ecco. Io sto buttando via palle di fuoco come se piovesse, però... Maledetto rospo avvelenito, guarda te, lavori. Ma mi sa che è questo il responsabile della mia morte. Esatto, mi sono ripreso il sale. Che cosa mi tiri? Cosa mi tiri le accette? Maledetto cane di te. Cagnaccio velenoso, maledetto rospo. Allora, come mi stanno antipatici i cani. Salve. Ma che mira c'hai te? Scusami. E sono rimorto un'altra volta. Madonna delle rose. Cioè, quel coso con l'accetta è veramente un cattivo cliente. Sì, decisamente. Questi cosi qui poi non ne parliamo, perché sono un 7850. Accidenta allora chi ne affetta il pane la mattina o per l'accetta a rompere le scatole. Ce n'è qua. Maledetti vigliacchi. Allora, cortesemente, lei vuol morire? Grazie. Devo imparare anche la osa del Perry per bene. Vuole, per favore, non rompere l'anima a questa maniera. Via, via, quanti ce n'è. A lanciarmi roba dietro. Piglia una pozza. Allora, volete per favore evitare di rompere l'anima a questa maniera? Madonna car... Maledetto cane. Allora, risiamo qua un'altra volta dopo qualche morte strana e anomala, perché veramente qui quando cominciano a tirarti delle botte in vere fonde a questa maniera è veramente vergognosa la cosa. Allora, si incomincia subito o volete cercare di evitare di rompere ancora? Maledetto te e chi ti ha messo al mondo. Lei deve farla finita di rompere le scatole così. Avanti. Olè. C'è ciccio pasti. Perché sono cascato di sotto dove c'è il cane. Lei con lo scudo. Lei con lo scudo, ho detto che deve morire. Grazie. Poi, ora, detto questo, l'ora sta per finire, ragazzacci. Quindi, io vorrei trovare un quid, un punto dove salvare, perlomeno senza morire male tutte le volte.
Però non credo che ciò sia fattibile al momento. Quindi torniamo alla base, al santuario. Almeno abbiamo la possibilità di salutarci. Non penso che due o tre minuti in più o in meno possano fare la differenza. Un livellino ce la facciamo. Possiamo prendere anche un'abilità che qui resistenza, magia, volontà. A magia ne posso fare a pancalate, guarda te i lavori. Boia dell'orso. Però io ho intrapreso sta strada, la voglio portare avanti. Quindi danni secchi di magia, avanti. Ragazzacci, questo era Salt and Sanctuary. Mi intriga, mi piace, bello. Grafica molto semplice, niente di eccessivo, però ben curata, ben studiata. Lo stile grafico dei vari PG non è malaccio, mi piace. Abbastanza difficile, il che stimola la voglia di diciamo stare attento a quello che fai, ecco, mettiamola a questa maniera. Comunque, ragazzacci, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, vi sta piacendo il gioco, fatemelo sapere con un commento, fatemi sapere la vostra. Per me è molto importante questo fatto della comunicazione che ci può essere fra di noi. Ovviamente un like è sempre ben gradito, perché supporta sia me che il canale. Ricordo a tutti di passare a tutti quanti i miei social network, quali Facebook e il canale Telegram, se non l'aveste ancora fatto. Iscrivetevi al canale. Danna bacio, un saluto e un abbraccio, e alla prossima, gente. Ciao ciao.